Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Siamo arrivati alla seconda domenica del tempo ordinario anno C. Ormai abbiamo lasciato dietro le spalle tutte le feste, quindi abbiamo concluso il periodo natalizio con il battesimo del nostro Signore che abbiamo celebrato la domenica scorsa e subito dopo siamo entrati nel tempo ordinario, quindi un tempo lungo che ci è dato come palestra per concretizzare la nostra santità, per concretizzare tutto quell'amore che il Signore ha riversato nel nostro cuore. E così il tempo ordinario, nel tempo ordinario siamo invitati a santificarci, ad applicare il Vangelo alla quotidiana. Quindi sosteniamoci a vicenda e lasciamoci spingere dal Vangelo per poter veramente arrivare a questa santità che è il dono di Dio, che Dio stesso non cessa di concederci. Il Vangelo di oggi ci è veramente noto. Però non lasciamo mai che il Vangelo diventi nella nostra vita una routine, no. Il Vangelo ci dice sempre qualche cosa di nuovo nella nostra vita e lasciamoci provocare dalla parola di Dio che ascoltiamo e cerchiamo sempre di sintonizzare la nostra vita alla parola di Dio che meditiamo, che riceviamo nella nostra vita di ogni giorno. Allora, il Vangelo di oggi ci presenta le nozze di Cana e ci dice che è il primo segno che Gesù ha compiuto, in Cana di Galilea. E ci colpisce veramente vedere che Gesù ha voluto compiere il suo primo segno a favore alla coppia, a coloro che vivevano nel matrimonio, per dirci che il matrimonio è quel mezzo che Dio mette a disposizione dell'umanità per dire, raccontare concretamente quell'amore che esiste tra Gesù e la sua Chiesa. Quindi, se vogliamo vedere come Gesù ama la sua Chiesa e come la sua Chiesa ama Gesù, dobbiamo vedere concretamente i due che si amano nel matrimonio, l'uomo e la donna che si amano nel matrimonio. E sono lì, è una realtà naturale che dice una realtà di grazia che Gesù Cristo non cessa veramente di offrire all'umanità per poter raggiungerla e santificarla. E il secondo elemento che impariamo da questo Vangelo è la relazione tra Gesù e sua madre, una relazione appunto di rispetto, ma anche di provocazione. Loro non hanno bisogno di troppe parole per capirsi, no, no, loro basta soltanto un cenno e si capiscono. Quindi è una relazione veramente che ci è di modello, ma anche ci è di grande provocazione, perché spesso pensiamo che a capirsi con Gesù bisogna dire troppe parole, invece non è così. La Madonna ci insegna oggi che c'è bisogno veramente di poco, di poche parole, per capirci con il Signore. Appunto, quando dopo la sua richiesta e la risposta avuta, la Madonna ha detto agli incaricati del servizio: fate tutto quello che vi dirà. Oggi la Madonna dice anche a te: fai tutto quello che Gesù ti dice e avrai risposte che aspetti, avrai anche tutta la tranquillità, tutta la serenità che tu aspetti.
Allora, camminiamo insieme e insieme recuperiamo il Vangelo di oggi nelle nostre Bibbie e cerchiamo di meditarlo insieme. E secondo Giovanni al capitolo secondo del versetto 1 all'11. Allora lasciamoci accompagnare da questa parola di Dio e soprattutto, cerchiamo, aiutati dalla Vergine Maria, di capirci con Gesù al mondo, senza tempo, parole. E vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica e buon cammino nel tempo ordinario.